Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Parliamo di Calcio. Vi abbiamo già anticipato di cosa parleremo, ma non vi abbiamo detto con chi lo faremo perché è tornato a trovarci, anzi sono tornati a trovarci perché sono già stati ospiti qui da noi nelle scorse stagioni. Marco Sgro, mister del Seregno, Buonasera. e accanto a lui un suo ex giocatore, perché sono stati insieme alla Colognese, Simone Vitali, invece Buonasera. attaccante dal Pontisola in gol proprio domenica, anzi sabato, perché il Pontisola ha giocato in anticipo. Naturalmente qui con me ci sono Ciao, Daniele e buonasera. Stefano in studio. Ciao, buonasera a tutti. E in collegamento Giulio e Bobo, che hanno novità un po' da tutti i campi, se non sbaglio, giusto? Ciao a tutti. Ciao, sì, si è detto giusto, vediamo un po' se poi sarà vero oppure no. Anche perché noi dobbiamo promuovere o bocciare le news che io ho dato nel lancio, dicendo cosa c'è di vero e cosa c'è di falso in quello che ho raccontato. Allora, partiamo però dall'andare a vedere che cosa è successo nel girone B di Serie D, i risultati che poi ci commenterà naturalmente a modo suo Stefano Bruson. Dicevamo che c'erano diversi scontri fra prime della classe e fra grandi società. Uno di questi era Voghera, dove il Castiglione, la prima della classe, senza Giovanetta, senza Pace, ma anche senza Arioli, è andato a far vista al Voghera e ce l'ha fatta a spuntare il risultato. 2-1 della capolista a Voghera, ha vinto con lo stesso risultato anche l'Atletico Pro Piacenza col Gozzano, Seriate Carpenedolo 1-1, ha vinto il Pizzighettone sul campo dell'Alzanocene 1-0, Fidenza Castellana 1-0, ha vinto il Mappello Bonate sul campo della Galaratese 2-1, è terminata 4-4 la gara fra Olginatese e Fiorenzuola, 1-1 fra Pontisola e Caronnese, 0-0 fra Rugnanese e Cologno e anche fra Seregno ed Arfo. Il commento dei risultati di giornata e di quello che è successo naturalmente a Stefano Bruson. Stasera ho Davide. Allora, stasera mandate via i bambini per 3 minuti. 3. Tac, cucina. Rai 1, Frizzi. No, perché non vorrei essere frainteso. Allunga, accorcia. Allunga, accorcia, allunga, accorcia, allunga, accorcia. Oggi allunga, accorcia. Oggi allunga. Il Castiglione 2-1 a Voghera per i pavesi, prima sconfitta casalinga con Manzoni e Bonomi, allunga a 4 i punti sulla seconda Caronnese, che si ferma sul pari 1-1 a Ponte San Pietro, ringraziando anche il qui presente Vitali. Bambini, tornate, finita. Grazie Daniele. Questa è per voi, Divina Commedia, Dante a Virgilio. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'uomo certo. Rispuosemi, non omo, omo già fui, e li parenti miei furono lombardi, mantoani, per patria ambedui. Perché cito questa cosa? Perché Manto va comanda! L'anno scorso la grande città venne per un anno da noi e poi ci salutò. Oggi è su in Lega Pro, c'è anche la rima. Quest'anno Castiglione primo e Castellana, anche se è 0-1 Fidenza, chiude la zona playoff. 10 punti tra le due e 10 minuti in bicicletta tra le due città. Quindi, perché comanda Mantova? Tra le prime 9 in classifica, 8 diverse province, ma 2 mantovane. Allora, ok, i primi due. Ma il terzo posto chi c'è? Ma che bello il Mappello! Bergamasca più in forma. 2-1 a Gallarate con Diop e Ravasi. E voi direte, è il quarto? Bombe, fuochi artificiali, 8 gol, 4-4 tra Olginatese e Fiorenzuola, con doppiette di Donghi, Ronchetti e Piccolo. A proposito, ok Mappello e Pontisola, ma le altre cugine? Quarto pari di fila per il Seriate. 1-1 con il Carpenedolo, unica ancora 0 vittorie fuori casa. Segna Mosca. E purtroppo quarto KO di fila per l'Alzano, 0-1 in casa con il Pizzighettone. Invece a Cologno, Porrini scaccia i pensieri di un suo esonero e porta via un ottimo punto da Rudiano. Oggi i suoi ragazzi sono in piena bagarre salvezza a quota 15 e a quell'altezza c'è la coda. Infine qualche dato curioso. Alzano, Pontisola e Seriate. 3 bergamaschi, attenzione, tutte e 3 a 18 reti subite. E se aggiungiamo la Colognese,
tutte e quattro con una sola vittoria in trasferta. E non basta, perché domenica prossima ci saranno Colognese Pontisola, Mappello Alzano, mamma mia, Fiorenzuola Fidenza, bel derby Emiliano, ma soprattutto Castiglione Olginatese, prima contro quarta. Quindi vedremo se mister Crotti allungherà ancora o di Napoli suoi, da Caronna per Tusella, accorceranno. Grazie Federica. Allora, prima di fare casino con il microfono, abbiamo detto appunto di questo allungo del Castiglione Sterilgarda, che è sicuramente comunque contenuto rispetto ad altri allunghi. Infatti vedremo poi quello del Sant'Anna. Ho portato quell'oggetto, perché se tutti sanno, continuano in tutto l'anno a abbracciarsi, si allungano. Allungare. Vedremo, diciamo che forse l'allungo del Castiglione è sicuramente merito dei risultati del Castiglione, ma anche un po' di merito di quelli della Caronnese, che nonostante tutto e nonostante le assenze è lì a 4 punti dalla capolista. Noi andremo a vedere cosa ha fatto lo Sterilgarda sul proprio campo, ma prima andiamo a vedere la classifica, visto che l'ha anticipata con l'allungo Stefano, perché il Castiglione naturalmente è in testa con i suoi 32 punti, segue la Caronnese a 28, Mappello a 26, l'Olginatese 25, l'Udinese 23, la Castellana, per esempio, l'Udinese 23, se non sbaglio, è il sesto pareggio in 7 gare, sì. Comunque è ancora lì. Castellana 22, Voghera e Pizzighettone a 21, Atletico Pro Piacenza 19, Alzano-Cenia 18, Gozzano e Seriate a 16, Pontisola, Darfo e Fidenza e Colognese a 15, Seregno a 14, Galla Ratese a 13, chiudono Fiorenzuola e Carpenedolo con 10 punti. 2-0-0 di giornata, uno è quello del Seregno sul proprio campo con il Darfo. Darfo che era partito, corazzata, per comunque giocarsela e che sta andando decisamente male. Qualcuno potrebbe dire anche il Seregno, ma il Seregno non era partito per vincere il campionato, magari nemmeno per giocarsela, o sbaglio? Ma io non so chi abbia detto che il Darfo è partito per vincere il campionato. A me non risulta la squadra che ha. Però ieri, ecco, ieri c'è stato un pareggio 0-0, un punticino, ha mosso la classifica. Un punto guadagnato, sì, per il momento. Io ieri ho dovuto giocare con 2,94 davanti. Quando giochi con ragazzini che giocano nella Juniores è chiaro che si fa fatica. Però il punto ce lo prendiamo e niente, proseguiamo. Chi ha impedito l'allungo invece è stato il Pontisola, che ha bloccato nell'anticipo di sabato la Caronnese. Il mister si è lamentato delle assenze di Napoli, Tignonsini, Trezzi, Lucenti e quant'altro. Al di là delle assenze, che Caronnese hai visto? Sabato mi sembra che si è riusciti a giocarcela alla pari contro i secondi in classifica. Alla fine potevamo addirittura vincere. Sì, sicuramente sono un'ottima squadra, poi mancava di Napoli che fino ad adesso ha fatto 10 gol, per cui era un punto nostro vantaggio, anche se chi l'ha sostituito ci ha fatto gol. Però saranno sicuramente, è una squadra che può lottare fino alla fine per provare a vincere il campionato. Vi divide un solo punto e siete dalla parte bassa della classifica. Chiedo più a Marco, che è arrivato adesso, e quindi più a te. Vi aspettavate una partenza così difficile per voi? O pensavate sarebbe stato un po' più semplice? Allora, sicuramente non speravamo di essere dove siamo adesso e nemmeno ce lo aspettavamo forse. Però subito il campionato è iniziato male perché abbiamo perso le prime due giornate, per cui si è capito che quest'anno ci sarebbe stato da lavorare, sudare molto, da sudare per venire fuori dalla zona play-out. Adesso forse bisognerebbe fare quelle 2-3 vittorie per cercare di uscire da quella zona difficile, diciamo. Però alla fine posso ritornare un secondo, Marco, un discorso tecnico da mister. La storia di questi anni insegna che se si bucano le prime 2-3 partite, poi la stagione gira subito male. La Serie D è un po' così, sei d'accordo, in linea di massima? Ma in linea di massima sì, però ecco, non è detto che se sbagli le prime 2-3 partite poi c'hai tante altre partite che puoi recuperare. È chiaro che il campionato, penso che quest'anno, sia del Seregno che del Pontisola che della Colognese, è quello lì. Dobbiamo lottare fino all'ultima giornata per salvarci. Un anno certo bucato le prime partite, ma neanche le ultime. Giocatori e società della Castiglione Sterilgarda, che anzi è partito bene, anche se, come diceva mister Crotti, abbiamo avuto un calendario più facile. Andiamo a vedere cosa è successo invece a Voghera. Il campo sicuramente non era dei più semplici fra Voghera e Castiglione Sterilgarda. Io chiedo a Daniele di commentare per noi le immagini. Sì, vediamo le immagini di questa partita disputata a Voghera, davanti come al solito a spalti gremiti. Il Voghera nella maglia bianca
con la riga rossa e il Castiglione che fa il primo tentativo di tiro col portiere Maggioni che brocca a terra con la maglia più scura. C'è poi il gol, c'è una lunga azione che si sviluppa sulla fascia destra con un recupero di palla, c'è Capuano che manca il pallone, arriva Manzoni, controllo di destro, bel tiro a fil di palo, imparabile per Maggioni, quindi al quarto d'ora 1-0 per la compagine mantovana. Il Voghera prova a reagire con un'azione convulsa e mischia, la palla arriva a Coccu che sarà un grande protagonista, Farina all'indietro, tiro di D'Amico smorzato da un difensore, poi arriva Molnar e Deiali, vediamo che anticipa ancora un attaccante che sbroglia l'azione. La capolista si fa vedere ancora nel finale del primo tempo, da Longo a Mazzali, però in questo momento vediamo c'è il gol, ma il direttore di gara ha fermato per una segnalazione del guardalinea. Voghera in avvio di ripresa cambia due uomini e parte forte in attacco, un colpo di testa di Farina, esce il portiere Iali, poi rinvia Mor. Il Voghera si vede ancora con una lunga azione a centrocampo, Mercuri per Farina, Farina salta un difensore, esce Iali molto coraggiosamente, c'è un contatto fra i due, il portiere resta a terra, più tardi se l'ha sostituito. Ma prima c'è il gol del 2-0 da parte della squadra mantovana, una bella azione centrale, Longo sulla destra per Bonomi, il giocatore mantovano è bravo a controllare, a segnare in diagonale, imparabile per il portiere Pavesi. Pavesi poi si buttano in avanti a pieno organico, ancora con Mercuri e Coccu. C'è un gran tiro di Farina, qui direi che Boare, il nuovo entrato, fa una bella parata e salva. Ancora Coccu, veramente grande protagonista sul calcio d'angolo. Una mischia, ci prova Mercuri da lontano, in questo caso blocca a terra. Poi al primo dei 5 minuti di recupero c'è un'azione sempre sull'asse tra Coccu e Mercuri, in questo caso il tiro è centrale, sorprende il portiere, la palla si abbassa ed è il gol del 2-1. E poi al 50° minuto sale anche il portiere del Voghera, c'è veramente quella che in termine tecnico si chiama la fagiolata, una grandissima mischia davanti alla porta del Voghera, ma poi riparte il contropiede, in questo momento l'arbitro fischia la fine, vittoria per 2-1, sofferta, mister Crotti l'ha definita importantissima ed è duro dargli torto. Soffriamo anche noi perché il tempo a nostra disposizione sta per finire, lascio qualche minuto di spazio alla pubblicità e torniamo fra poco. Un gol, forza soltanto un gol. In casa con te. Un gol, forza soltanto un gol. E eccoci qui, vediamo di sfatare una delle bufale che abbiamo dato ad inizio nei lanci, visto che abbiamo dato tre notizie di cui solo una è vera. Allora, si parlava, o almeno si è parlato, di Orlando Lorenzi come nuovo direttore sportivo del Pontisola. Questa è una delle bufale, ve lo dico io, non faccio parlare loro di là, nel senso che è difficile che Lorenzi, quantomeno entro la fine di quest'anno, vada a Ponte. Anzi, Bobo, di la tua. Ma guardi, sai che io sono baston contrario, anche perché il discorso che mi ha detto oggi pomeriggio un mio amico procuratore sembra che Lorenzi vada a Pontisola, anche se voi dite che è una bufala. E quindi beh, chi dove va se Lorenzi va a Pontisola? A casa. A me non mi risulta. A me mi risulta che chi andrà da un'altra parte. No, a casa per dire va via da Pontisola, poi non so dove andrà. No, io ti posso dire dove andrà, ma alla fine dell'anno, non adesso. Vediamo la fine dell'anno. Possiamo dire a Rolando che ci segue, mandaci un messaggio, Rolando, almeno capiamo come la pensi tu. Perché allora, l'avevano visto, scusami, anche mi pare a Ghisalba in settimana. Beh, diciamo che è a spasso come tanti, e quindi vanno a vedere le partite. Non è che adesso tutti quelli che vanno a vedere le partite ce l'ha anche del piano. Non facciano, uno deve più muoversi da casa, se non altrimenti lo tacciano di gufare per la squadra che va a vedere. Allora, andiamo avanti con il calcio giocato, andiamo a Seregno, io ringrazio l'ufficio stampa del Castiglione per le immagini di Voghera Castiglione, ringrazio allo stesso modo anche Fabio Mariani, ufficio stampa del Seregno, per le immagini di Seregno Darfo. Con i nostri highlight nel corso del primo tempo che vede il Darfo Boario schierato dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, passiamo subito al quarto minuto ed è grande brivido perché sul cross di Pontarollo Varas con il piattone destro centra clamorosamente il palo. Quindi i nero-verdi vicinissimi al gol dopo 240 secondi. La risposta del Seregno è statuta nel calcio di punizione al sesto minuto di Cataldo Graziano, su cui si distende bene Trilli. Ancora Seregno poco più tardi pericoloso e che giustamente protesterà perché sul cross di Vangi Coletto mette in gioco Ligori, il suo esterno destro è vincente. L'assistente sprefico di Lecco annulla, ma il gol è assolutamente regolare. Il Seregno protesterà ma continuerà a giocare, è un primo tempo piuttosto vivace quantomeno nei primi 20-25 minuti. Qui sul cross di Graziano il colpo di testa di Federico Ligori che termina di poco alto sopra la traversa.
ci prova ancora il Serenio sul fine del primo tempo, punizione lunga di Pavesi, bello il gesto tecnico di Cataldo Graziano che prova la sforbiciata per sorprendere Trilli, così però non è, allora nel finale del primo tempo cerca di crescere il Darfo, cross di Pontarolo, situazione di mischia in area nella quale sbuca Colombi, il suo esterno adesso però non dà alcun problema a Moreno Impagnatiello, ed ancora un Darfo che manovra bene palla a terra, qui da Colombi a Martinelli che si aggiusta la sfera, il suo destro però termina almeno un metro sopra il montante della porta di Moreno Impagnatiello con gli highlight. Passiamo invece alla ripresa, una ripresa sicuramente meno brillante nel primo tempo, qui Crotti scambia bene con Varas, fa tutto bene il numero 11 nero-verde, il suo destro però pecca di potenza e quindi nessun problema per i padroni di casa che al settimo minuto si fanno vedere con Michele Magrini la sua punizione insidiosa, ancora una volta bravo Trilli a distendersi a terra e a liberare la minaccia, un Darfo che però nel secondo tempo è più ficcante, la conclusione qui di Varas ancora in appoggio a Crotti che spedisce alto sopra la barra trasversale nel finale, Serenio che prova a spingere con Michele Magrini nella sua conclusione dalla distanza con Trilli che non si fida e smanaccia in calcio d'angolo e il Darfo Boario che prova ancora una reazione sul traversone di Crotti, Varas che aggiusta bene il pallone a centro area, una finta su Moreno, il suo diagonale quando siamo al 28° minuto, pallone però abbondantemente fuori, l'occasione più clamorosa dell'incontro però arriva al 35° il cross di Marin a vuoto Coletto, Zenga con il sinistro. Trilli che respinge in qualche modo e Di Lauri che da buonissima posizione non riesce a realizzare il comodo tap-in che avrebbe valso 3 punti fondamentali per gli azzurri. Dopo 3 minuti di recupero, la signora Bovini dice che può bastare così per il quindicesimo, anzi 14° turno di campionato, girone B. Serenio e Darfo Boario si dividono equamente la posta in palio, uno 0-0 che muove di poco la classifica per entrambe le formazioni e domenica Serenio impegnato sul campo del Pizzighettone. Stavamo difendendo l'arbitro donna che abbiamo visto nelle immagini, anzi lo stava difendendo proprio Marco dicendo che lei ha arbitrato bene, ma l'errore del guardalinee sul gol sicuramente è È lì il pesante. compito suo, eh. Adesso vediamo Adesso se. noi abbiamo chiesto alla regia quando c'è pronta la moviola mi fanno un segno, andiamo a Sì, tra vedere. l'altro viene definita questa ragazza laureata in legge, viene definita una delle migliori arbitri della Sicilia. In Sicilia ci sono tanti arbitri, quindi potrebbe avere delle prospettive di carriera anche Però importanti. non capisco come mai quando arrivano arbitri dal sud e sono uomini, tu hai sempre qualcosa da ridire, in questo caso invece non dici nulla. Perché mi querela, sono laureata in No, legge, allora sto tranquillo. perdonami, prendo, guarda, è l'occasione perfetta. E proprio penso che sarà d'accordo con me. Ieri, big match in eccellenza, abbiamo seguito noi, siciliano, signor Buonocore di Marsala. Allora, premio, arbitraggio perfetto. Bobo, d'accordo? Perfetto al 100% no, però ha Positivo. fatto una grossa prestazione anche perché è riuscito a tenere gli animi abbastanza tranquilli in un momento un po' particolare Ma della perché avete tolto partita. i biglietti che giravano lì sulla bacheca? È stato regista, poi Ah. sono dei maleducati i miei colleghi. Uno che si chiama Bonocore, come fa? Gli animi, forza lì via. Tranquilli. Allora, abbiamo visto appunto la prestazione del Serenio, il Darfo, dicono i giornali bresciani, non va così male dalla prima stagione in Serie D, quindi nel 2005-2006. Probabilmente hanno una squadra meno forte degli altri anni. E il Serenio invece si sta riprendendo. Certo, bisogna segnargli i gol, noi abbiamo visto che l'occasione, le avete segnato uno, però ne avete avuto anche E quei pochi che facciamo sono regolari, ce li annullano. Già facciamo fatica. Beh, il nostro problema quest'anno è davanti. Facciamo pochi gol. Speriamo di risolvere questo problema. Allora, andiamo a vederlo il gol, appunto in moviola. Eccola qui l'azione. Il non gol, vediamo. Il cross, ecco, Racconta, cioè, mister, raccontaci. l'ha rimessa in gioco uno di Il loro, quindi non è il difensore, difensore infatti. loro, quindi non so che cosa abbia visto il guardalinee. Non è fuori gioco, mai fuori gioco. Sì, il difensore No, anticipa, non so certo. chi fosse il giocatore in Nettissimo. mezzo all'area, ma il difensore Sì, è un errore anticipa il grave. giocatore. No, assist. Tra l'altro è un bellissimo Sì. gol, E tra l'altro, d'esterno. no, beh, un errore abbastanza grave perché tra l'altro c'è un buon metro di distanza adesso, onestamente, fra il difensore e l'attaccante. Quindi Sì, no, è proprio una grossa Ah, svista, secondo ecco, me all'inizio. forse il guardaliniere ha impallato e non ha visto che il toccone era Certo, sì. dell'attaccante, Ha però pensato fosse uno del giocatore del Serie B. ha pensato Però, proprio quello. insomma, è un errore Però sicuramente la evidente. tua collega del gentilsesso, permettimi Federica, Era posizionata bene, è sì, lo lì stavo guardando a anch'io. 7-8 metri Era con posizionata nessuno abbastanza bene davanti, per poter eh. eventualmente capire. Sì, però magari
Boh, non lo so. Lo paragoniamo a un giocatore che sbaglia un rigore, Marco, come gravità di errore, onestamente. Sì. Ah, io ricordo, non l'ho fatto all'inizio, il numero di sms 348-288-5880, soprattutto per gli amici di Sanio che intervengono sempre, ma si sono fatti timidi stasera perché ci sei qui tu. Normalmente lanciano messaggi di fuoco questa sera, invece non li sentiamo. Senti Federica, al volo, io ho una domanda per Simone. Un'occasione così l'avete avuta anche voi sabato al 93, 94, 95. E lì quasi facevate la zampata del 2-1. C'è un po' di rimpianto per questa occasione. Non era un gol facile, bisogna dirlo onestamente. Beh, sicuramente, perché se segnavamo in quell'occasione praticamente era finita la partita, per cui portavamo a casa 3 punti, però ci sta, nel calcio i gol si fanno, si sbagliano, per cui... Mi fanno dei segnali, no, non ti, perché guarda il minutaggio, mi ammazzo e siamo già indietro. Però so che Bobo voleva intervenire. Sì, è una domanda un po', diciamo... provocatorio per il mister. È arrivata una richiesta da Seregno. Durante il mercato di riparazione a Seregno ci potrebbero essere degli esuberi e degli arrivi nuovi? Probabilmente ci saranno degli innesti, e cioè, c'è gente che giocatori che arriveranno e altri che andranno via, ecco, non è che andremo a aumentare la rosa. Ti hanno chiesto un obiettivo particolare, Seregno, se puoi dirlo? No, assolutamente, ci dobbiamo salvare, lo dico io. Quindi salvezza, obiettivo dichiarato del Seregno? In questo momento sì. Ah, io rimarrei con Bobo e soprattutto con Giulia per andare a vedere invece gli highlights di un'altra gara, quella che si è giocata a Seriate, fra Aurora Seriate e Carpenedolo. Giulio era lì, l'ha vista la partita e gli chiediamo anche di commentarla per noi. Sì, allora scontro salvezza, il Carpenedolo è fanalino di coda, arriva però dalla vittoria con Alzano Cene, qua c'è la prima azione che però arriva proprio sul finale del primo tempo, con un calcio d'angolo, c'è un tiro di sinistro di Zagheri, bravissimo Vino a respingere, e poi sul proseguo dell'azione c'è un altro ottimo intervento, questa volta su Martinello, e quindi Vino che a fine primo tempo salva l'unica palla gol dei primi 45 minuti, dove il Seriate comunque si era proposto ma era rimasto imbrigliato dalla copertura del Carpenedolo. Nel secondo tempo cresce, trova maggiori spazi il Seriate, qua c'è una prima conclusione di Marchesi, si oppone Viola. Il secondo occasione è però ancora per il Carpenedolo, c'è un traversone di Longhi, con il colpo di testa di Piras, l'arbitro ferma per una scorrettezza dell'attaccante. Qua gran palla di Alberti sul taglio in profondità di Zagheri, che però si decentra troppo e poi calcia sul primo palo con Vino che respinge di piedi. Il Carpenedolo passa in vantaggio al 18esimo, per questo episodio su calcio di rigore c'è una errata copertura da parte delle Seriate, Anese è costretto a far fallo, e anche per consentire l'anticipo di Vino l'arbitro dà il cartellino rosso al difensore centrale del Seriate ed anche la massima punizione, giudicando il fallo in chiara occasione da rete. Adesso stiamo vedendo il replay, il fallo probabilmente c'è, il rosso magari è un po' dubbio perché comunque c'era un difensore che stava per accentrarsi. Diciamo che le immagini sono un po' impallate dai giocatori. Calcio di rigore, batte Zagheri ed è l'1-0 per il Carpenedolo al 18esimo. Ma attenzione, perché passano solo 2 minuti, Aurora Seriate che rimane in 10, tra l'altro due squadre senza punte, Carpenedolo senza Vetovic, mentre Seriate di fatto non ce le ha le punte, Bosio in panchina. Qua c'è appunto il pareggio con gran palla di Marchesi che dà a Mosca, gran sassata, e poi ci arriva Viola, ma la palla poi sulla deviazione colpisce il palo interno e si insacca in rete. C'è poi l'ultima azione del Seriate in chiusura di partita, con un cucchiaio di Marchesi che termina di poco a lato. Quindi alla fine Carpenedolo che fino al gol dell'1-0 sicuramente l'ha fatto un po' meglio, quantomeno nel gestire la partita. Alla fine comunque il pareggio è sostanzialmente giusto, anche se le grosse occasioni l'ha avute maggiormente il Carpenedolo, come si è detto. Abbiamo ancora delle immagini da vedere e abbiamo anche una notizia da confermare, una bufala da sfatare, quella denunciata sulla panchina dell'Alzano Cene, e lo facciamo subito dopo la pubblicità. Un gol, forza soltanto un gol. Eccoci qui, prima di andare a vedere quello che è successo ad Alzano, fra Alzano Cene e Pizzighettone, io farei intervenire Bobo Santi per confermare o smentire la voce enunziata sulla panchina dell'Alzano Cene. Ti do la mia percentuale? Sì. 96% il nuovo allenatore dell'Alzano Cene.
Doveva smentirla, rendiamoci conto, doveva smentire questa cosa e doveva dire che Mignani sarebbe rimasto sulla panchina dell'Alzamocene almeno fino alla prossima domenica e che l'Alzamocene sarebbe tornato sul mercato, anzi avrebbe lasciato a casa qualcuno. Non dovevi dire così? No. No. Tu mi avevi suggerito di dire così, ma sai che io non dico mai le cose. Ma Bobo, ma c'è allora, io dico la verità, Bobo invece no. Mignani rimane sulla panchina dell'Alzamocene quantomeno fino a domenica, quindi si giocherà anche la prossima partita, poi si vedrà. I grossi cambiamenti potrebbero non avvenire in panchina ma in campo nella rosa di questo Alzamocene, che non sta rendendo come dovrebbe, non l'ha fatto con Mastro Pasqua, non lo sta facendo con Mignani. Forse il problema non posso sta in lanciare panchina. Una bufala? Se lo dici già che è una bufala, vai vai, lancia. Capelli al Pontisola. Capelli che ritorna al Pontisola, bisognerà vedere se sono contenti di ripigliarselo Capelli al Pontisola. Allora, Marco, non è sempre colpa vostra? Certo, sicuramente no, non è sempre colpa nostra, però si fa prima cambiare allenatore che tutta la squadra. Tutta però la squadra. Il primo dicembre è vicino. Beh, qualcosa cambieranno sicuramente, qualche giocatore andrà e qualcuno arriverà. Quello è poco ma sicuro. Andiamo a vedere che cosa non ha funzionato ieri ad Alzano. Io ringrazio naturalmente l'ufficio stampa dell'Alzamocene per le immagini. Alzamocene, pizzighettone. Amici sportivi, un cordiale saluto a tutti. Benvenuti alla 14ª giornata del campionato di Serie D Girone B. Si gioca qui allo stadio comunale Pesenti Pigna di Alzano Lombardo l'incontro fra l'Alzamocene e il pizzighettone. Lo scatto di Spampati, prova a entrare in area. Ancora Spampati, il traversone... Colpo di testa di Valenti, è grande la risposta di Bertani. In area arriva, palla all'indietro, Spampati, conclusione respinta. Arriva poi Leoni, gran tiro e palla sul fondo. Messa in gioco, palla all'indietro. Traversone ribattuto da Leoni, ancora il pizzighettone. Traversone in area, deviazione volante. Che Serafini va a toccare per Spampati, conclusione di Spampati, bloccata a terra da Bertani. E un compagno, poi lancio in area per Miftah. E poi c'è il gol di Miftah. Traversone pericoloso e la palla colpisce la parte inferiore della traversa, questa volta l'Alzamocene se l'è cavata. Giù di Micheletti al limite per Valenti che mette giù Serafini, conclusione a terra. Attenzione alla ripartenza, palla, l'uscita di Gherardi, palla in area, poi c'è un tiro pericoloso, poi sfortunatamente la palla è arrivata sulla destra, forse era anche in fuorigioco, tutto regolare. Apertura per il nuovo entrato Barbaglio che mette in mezzo e poi riesce a deviare. Eccoci qui, stavamo commentando la buona prova di Gherardi, ma soprattutto il fatto che fra le notizie di questa partita c'è Speroni in panchina, era apparito titolare come portiere dell'Alzamocene. È stata una delle mosse e uno dei cambiamenti che ha operato Mignani in queste due settimane. Allora, io direi che possiamo concludere il discorso per quel che riguarda l'Alzamocene e per quel che riguarda il girone B di Serie D. Andiamo velocemente a vedere che cosa è successo dall'altra parte, vale a dire nel girone A, dove per le squadre lombarde ci sono stati risultati altalenanti. Il solito positivissimo Naviglio Trezzano, che è andato a vincere fuori casa sul campo del Borgosesia per 2-1. C'è stata la sconfitta invece della Folgore Caratese in casa per opera del Santià e del Cantù sul campo della Pro Imperia, e ha pareggiato il Verbano, quindi la Scadis 0-0, un punto che però sulla carta, visto che il Verbano giocava con l'ultima della classe, poteva sperare in qualcosa in più. Naturalmente la partita di giornata era quella fra Chieri e Dertona, tra prima e seconda. Il Dertona è riuscito nell'impresa, è andato a Chieri e ha vinto, infliggendo alla squadra la prima sconfitta casalinga della stagione. Su 6 gare il Chieri ne aveva vinte 6 in casa, ma Zirilli e Montingelli hanno firmato questo 2-1, fra l'altro in rimonta, perché il Chieri
con Sampdoria era passato in vantaggio. Pubblico delle grandi occasioni, fra l'altro si dice, a Chieri c'erano Bettega, Marotta, Ferrara, quindi sicuramente un parterre de roi. Andiamo a vedere anche qui la classifica, perché il Chieri comunque rimane saldamente in testa con i suoi 34 punti, ma il vantaggio diventa di soli 5 punti sul Dertona e il Valle d'Aosta ha una partita in meno da recuperare, per cui potrebbe tecnicamente essere a 32. Naviglia 27, Novese 25, Santiago e Chiavari 24, Villa Verni e Verbano 21, Acqui e Borgosesi, anche qui l'Acqui è una partita da recuperare, 19, Folgori e Lavagnese 18, Bogliasco 17, Pro Imperia 14, Astia 11, Albesa 10, Acquanera 8, chiudono Cantù e la Scalis, sì, con 5 punti. Federica, forse questo clamoroso 0-5 dell'Asti in casa, perché insomma non se lo aspettava nessuno, la panchina di Civeriati pare che ormai sia un ricordo lontano. Assolutamente sì, fra l'altro tu che sei appassionato di numeri non hai visto che 6 gare di questo girone sono terminate 2-1. No, io ho notato la prima sconfitta casalinga invece appunto del Chieri, che era un dato di giornata che non è poi la sola ad aver perso il famoso fortino di casa. Noi parliamo poco di questo girone, o meglio lo facciamo normalmente in base agli ospiti, ci sarà Ciccio Guerrisi qui con lunedì prossimo, lo dico così almeno, siamo sicuri che viene. Ecco, no, e poi, permettimi di salutare adesso comunque gli amici che ci seguono dalla zona di Verbano, Besozzo, quella zona. Lunedì parleremo molto del vostro girone. Parleremo appunto dei gironi A, quindi della girone A di Serie D e del girone A di Eccellenza. Proseguiamo invece, andiamo a parlare di Eccellenza appunto, ma partiamo dal girone B, perché noi ieri abbiamo seguito per voi e potrete vedervi anche la gara per intero su Videostar Sport, canale 630 digitale terrestre, alle 22:30 quando sarà terminato Parliamo di Calcio. Mariano Villa d'Almè, vale a dire lo scontro fra la terza in classifica, che era una delle squadre più in forma del momento, che però purtroppo è arrivata a questo appuntamento con delle defezioni troppo importanti, e il Villa d'Almè. Consolazzo da qui con noi, io l'abbiamo redarguito in Facebook oggi dicendo non puoi continuare a segnare, continuiamo a cambiare la maglietta, la ricambieremo, la maglietta che con il numero dei suoi gol che sono 154 ormai e che ha così agganciato Pellegrini in testa alla classifica marcatori a quota 11. Guardiamoli però per interi i risultati. La Trevigliese è andata a pareggiare 2-2 sul campo dell'Arcellasco, base 96 Sovere 0-0, ha vinto il Caravaggio, l'inseguitrice sul proprio campo con la Visnova 1-0. Per il Caravaggio questa è la settima vittoria su 7 gare giocate in casa. Ha vinto la Grumellese Ciserano 3-2 e qui la panchina del Ciserano è veramente attaccata a un filo. Ha vinto anche il San Paolo a Ghisalba 1-0, qui la panchina è già cambiata. Il Villa d'Almerto vince la Mariano, ha perso lo Scanzo a Stezzano 2-0, ha vinto il Valcaleppio con la Via Mercatese superandola in classifica 1-0 ed è terminata 1-1 fra Verdello e Sondrio. Classifica sempre la coppia Villa d'Almea con 36 punti e Caravaggio con 32 in testa, che sta staccando pesantemente il resto, qui ne vedremo dei belli se si disputeranno o meno i playoff. Mariano 26, Stezzanese 23, Sondrio e Scanzo e Visnova 21, Trevigliese Arcellasco 20, Cisernova 19, Grumellese 14, Base 96 a 13, Ghisalbese a 12, Sovere e Verdello a 11, Valcaleppio e San Paolo a 9, chiude la Vimercatese con 8 punti. Stanno arrivando un po' di messaggi, io magari me li guardo un secondo prima di leggerli, anche se ne erano arrivati un paio che riguardavano la Serie D. Borean salva la Colognese a Rudiano, e allora perché prima era finito fuori rosa, ci chiede Luigi. Ci vuole un allenatore esperto e qualche vecchio fuori rosa per svegliare l'Alzano, gli abbiamo detto anche noi, Michele. Gaburro sa solo pareggiare, ma quando avrà Seriate tornerà a vincere, che senso ha avuto far fuori Bracchi, ci scrive invece Emilia di Seriate. E poi programmazione e un super allenatore, noi di Mapello la sappiamo lunga, ultra Mapello. Allora, visto che voi eravate a Mariano e vi siete anche divertiti, mi pare, io ringrazio i tifosi di Mariano che sono particolarmente affezionati, naturalmente anche quelli di Villa d'Almè che ci vedono, sono due paesi in cui siamo visti, questa cosa Erika, ci rende... un dato curiosissimo, peccato che anche il Mariano è uno che ieri ha perso la prima partita in casa, vedi che ha perso la prima partita in casa, poi vedremo quali possono essere le eventuali scusanti, dall'altra parte c'era però una squadra con un potenziale d'attacco quest'anno assolutamente imbattibile. Una spanna sopra le altre. Andiamo a vedere cosa è successo a Mariano, fra Mariano e Villa d'Almè. Amici di Videostar, benvenuti a Mariano Comense, big match della 13ª giornata. Il capitano del Mariano Bertelè consegna un mazzo di fiori ai figli del magazziniere Lino, venuto a mancare il 12 novembre.
Attenzione rete! Consolazio! Decimo minuto e Consolazio porta in vantaggio il Villa Dalmè. L'abbiamo detto, quei tre davanti fanno paura e alla prima vera occasione, calcio d'angolo di Arrigoni. Consolazio non ci pensa due volte e sigla il suo decimo gol stagionale. Grandi estate umidi e inverno piene di nebbia. Certo, come ha detto Stefano, in questo momento c'è stata una battuta di primo Consolazio a tu per tu con il portiere del Mariano Comense Degano, che riesce a respingere una ghiotta occasione per la possibilità di passare sul 2-0 da parte della squadra bergamasca. Però purtroppo il tempo è questo, dobbiamo cercare di rispettarlo il più possibile. Ancora ennesimo calcio d'angolo dalla sinistra di Arrigoni, un'uscita veramente avventata del portiere Degano del Mariano Comense, e Valenti, se non sbaglio, porta sul 2-0 il... Aspettate che controlliamo bene l'autore del gol. No, doppietta per Consolazio. Era bravissimo su di lui Sala in copertura, di nuovo. Attenzione da fuori! Bravissimo Degano in questo momento a parare su Valenti. Sì, esatto, Boni e Fogli in aria, quindi Nenadovic che parte, attenzione. Intercetta Gherardi in qualche modo. Riparte ancora il Villa. Giustissima l'analisi di Luca. Attenzione, intanto ci sarebbe il terzo gol, ma viene annullato per fuorigioco. Avete visto Pellegris, mezzo metro preso al difensore e col suo piede aveva già messo alle spalle di Degano, ma è tutto fermato per fuorigioco. Qualcuno qui in tribuna dice che non era del tutto fuorigioco, era qualcosa di qualche centimetro. Intanto dalla parte opposta, attenzione, Diaferio, perde l'attimo Diaferio. Poteva fare ancora un passo, sarebbe stato da solo davanti a Gherardi. Il 14 Sulis, Boscolo numero 15, 16 Mariani, 17 Tripodi e il 18 Colombi. Intanto attenzione, ottima la conclusione di Corno, finalmente Corno si è svegliato e Gherardi su di lui c'è, pronto alla presa sicura. Mettiamola tra le highlights. Da come parte Corno ci sembra che voglia tirare forse direttamente, no, Nenadovic che parte, Nenadovic... Bella, ma Gherardi c'è, centrale, potente ma centrale. La conclusione di Nenadovic che va tra gli highlights della partita. Siamo al 31esimo, il Villa Dalmè ha questo calcio di punizione. Palla in aria, Valenti, bravissimo Degano. Ricordiamo, oggi mancavano 4 uomini qua al Mariano Comense. Mariano che sta comunque finendo dignitosamente la partita. Ora è Sala. Lancio lunghissimo subito in avanti a cercare qualcuno. Sulis, rete, gol di Sulis, appunto, l'abbiamo detto, bellissimo finale del Mariano Comense, minuto 41 e gran bel gol di Sulis. Gol di Sulis nel finale, quando sta fermando il servizio, almeno siamo un po' zitti, sennò qui sembra di essere al mercato. Adesso togliamo qualche minuto di spazio alla pubblicità, torniamo fra pochissimo. Un gol forza soltanto un gol. Un gol forza soltanto un gol. Rieccoci qui dopo la mia tirata d'orecchie, ti arriva anche da casa la tirata d'orecchie Stefano, perché scrivono: era Arrigoni, non Valenti. Bruson, ti tiro le orecchie la prossima volta che ti vedo a Villa Barbara. Era Arrigoni non Valenti, ma a cosa è riferito? È probabilmente al commento di una delle lezioni che tu hai fatto. Allora, Bobo allora che prende il secondo gol è Bobo che dice gol di Valenti. Vabbè, secondo gol mi dice Valenti, poi abbiamo visto ed era il gol di Consolazio. Uno dei due la prossima volta si piglierà una chiatta d'orecchie, potete fare anche un'orecchia ciascuno, che non fa male a nessuno. È vero che il Codogno taglia una punta, chi arriverà al suo posto? Gianni da Codogno. Sì, il Codogno pare proprio che sia intenzionato a tagliare una punta e le punte sono due, Viviani o Morandi, quindi 50 e 50. Non arriverà, come si sussurrava la scorsa settimana, Roccati, che è stato tagliato in settimana da San Colombano, che andrà, beato lui, nel paradiso del calcio lodigiano che si chiama Real Casal, dove sono molto facoltosi, è già andato anche Pisati del San Colombano. L'intento di questa squadra, potrebbero esserci anche alcune squadre d'eccellenza, di prendere 8 altri nuovi giocatori, rifare la squadra e vincere tutte le partite del girone di ritorno. Con i mezzi economici che hanno non sarà impossibile. Con un buon difensore da prendere nel mercato di riparazione si potrebbe lottare per i playoff. Federico Davidalengo, e fa riferimento alla Trevigliese. Sicuramente, a proposito di tirate d'orecchio, una tirata d'orecchio a Scotti, il portiere da Trevigliese, che ieri si è fatto buttare fuori dalla seconda volta. Per me Federica sì, perché la classifica è cortissima lì in mezzo. Cioè Trevigliese oggi ha 20 punti.
praticamente oggi ha 21. È vero che 20 punti, è vero che sono comunque già 11 dal Caravaggio che è secondo, per cui comunque bisognerà accorciare questo gap. Se no... detto da ieri ufficialmente anche loro dicono allora, sentiamolo subito il presidente, anzi il co-presidente della Villa d'Alme Ferrari a fine gara al microfono di Stefano Brusan. Presidente, sono 36 punti, 10 punti avete lasciato il Mariano e allora il Caravaggio ha vinto, è la famosa lotta a due? Lotta a due fino alla fine, come ho già detto tante volte, infatti lo dimostrano i risultati sul campo, perché se pensiamo a 12 vittorie su 13 partite, avere una squadra ancora a 4 punti, però bisogna andare avanti così e riuscire a tenere la testa domenica per domenica, cosa importantissima, tenere le motivazioni. E ovviamente insidie ce ne sono tutte le domeniche, la dimostrazione è oggi, abbiamo incontrato una squadra sul campo secondo me molto forte, noi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, nel secondo tempo appena abbiamo abbassato un attimino i ritmi e abbiamo visto che la partita si è subito infiammata e comunque siamo riusciti a vincere, è importante. Presidente, 22 gol in due, 11 Pellegris, 11 Consolazio. Sì, ovviamente loro hanno la fortuna e sono bravi a finalizzare, ma dietro probabilmente c'è qualcuno a cui coprono le spalle, insomma, hanno le spalle coperte questi ragazzi. Bisogna dar merito ad Arrigoni, bisogna dar merito al portiere che comunque, pur essendo giovanissimo, si sta facendo bene e avanti così, domenica per domenica. Beh, ecco, c'era con noi oggi in telecronaca anche Mister Pozzi, ex del Caravaggio. È rimasto impressionato dal vostro 95 Fuselli, grandissima la sua partita. È una soddisfazione, guardi, è una soddisfazione importantissima anche per noi, perché dei 4 giovani che ci sono in campo, 3 sono nostri, dei 4 che c'erano in panchina, tutti e 4 provengono dal nostro settore giovanile, per cui penso che le tanto bistrattate regole dei giovani, quando danno questi risultati, qualcosa di buono anche, ha anche questa regola. Abbiamo avuto occasione di parlare dei giovani del Villa d'Alme e soprattutto del portiere Gherardi anche lunedì scorso con i suoi compagni di squadra. Io ne approfitto per farlo con Marco Sgro, perché tu abbiamo visto l'esordio dal Zanocene del fratello più vecchio, tra virgolette, classe 1991. Tra virgolette, certo. Tra virgolette, l'anno scorso ce l'ho avuto tutti e due. E sono due ragazzi in gamba, hanno un ottimo futuro davanti a loro. Hanno fatto bene l'anno scorso e stanno facendo bene quest'anno. È una stranezza avere due fratelli. È strano vedere due fratelli. Tra l'altro sono uguali, sono identici. Ce li si confonde. Hai toccato i campi lassù, nei piani superiori. Un portiere di 18 anni. E ecco, tu che hai visto i grandi, che miglioramento può avere? Sei forte già a 18 anni. Quanto può, tra virgolette, arrivare all'apice, secondo te? O non c'è una logica? Ma non c'è una logica. È chiaro che io, il portiere, non è che mi intenda tanto, però chiaramente partono avvantaggiati, perché già giocando in Serie D, in eccellenza, hanno tutto il futuro davanti a loro, hanno parecchio margine per migliorare. Allora, proseguiamo con le nostre interviste. Abbiamo sentito il co-presidente della Villa d'Alme Ferrari, passiamo a Alessandro Barbieri, il mister del Mariano, e vi invito ad ascoltarlo fino in fondo. Mister, eravate imbattuti, 8 vittorie, un pareggio in ultime 9 partite. Certo, io ho detto in telecronaca quanto mi piace rivederlo col Mariano al completo. Oggi ricordiamo 4 uomini fuori. Ma oggi è stata tutta una settimana particolare. In primis una defezione via l'altra, vabbè, una la sapevamo, purtroppo Minghinelli ha rotto il malleolo e Fontana squalificato. Dopo si è aggiunta quella di Sant'Agata al nostro 94 titolare e poi quella del portiere. Che però, vabbè, Degano è all'altezza, anzi, non c'è nessun problema. Il problema è che con queste assenze poi fare due regali così a una squadra così forte mi girano parecchie le scatole, insomma. Anche perché poi la squadra ha mantenuto equilibrio cambiando un sacco di moduli per cercare di scardinare questa situazione. Di certo sul nostro campo è quasi impossibile giocare palla a terra, dunque per le squadre che vanno in vantaggio anche a nostra volta, quando è successo a noi, diventa molto più agevole, perché l'avversario tende a sbagliare molto. Però il rammarico di aver regalato due gol così, secondo poi, incredibile. Certo, i 20 minuti finali a Rembaggio. Gol di Sulis, un pochino ci ha sperato magari al pari? No, ma io ci ho sperato prima sulla palla prima di Mariani, perché è arrivato davanti alla porta, ha voluto passarla a Sulis. Se noi facciamo un gol a un quarto d'ora la farina, se no, secondo me la mettavamo in piedi, perché ho visto loro molto stanchi. E poi
I loro cambi secondo me ci hanno agevolato molto, perché la squadra si era abbassata molto, la loro, togliendo Consolazio e Arrigoni, e speravo appunto di questo forcing. Una palla mezza e mezza può capitare, infatti è capitata una, purtroppo ne è capitate due. Questa partita l'avrei voluta vedere con Minghinelli e Fontana. Allora, io ci credevo molto in questa gara, perché io lavoro sempre per sfiorare i sogni, perché bisogna sempre avere dei sogni, sennò cosa stiamo qua a fare? È peccato che è andata così. E poi come è andata mi girano ancora di più. Noi abbiamo sempre fatto un applauso a questo mister, perché è uno che non cerca mai scuse. È un piacere intervistarlo, e infatti ha fatto tutta la sua design, ma poi ha detto sì, mi piacerebbe rigiocarla. Perché effettivamente arrivano anche da casa i messaggi. In difesa del Mariano c'era solo Sala, Pellegris ha fatica. Non ho capito, adesso chiedo ai traduttori dei messaggi cosa voleste dire per il resto, però sì, effettivamente il Mariano aveva delle defezioni sicuramente importanti e probabilmente non ha neanche una panchina così lunga per poter sopperire a questa assenza. La distinta parla chiaro, il Mariano aveva praticamente 4,94 sui 18 in rosa, e tu hai davanti una squadra da 31 gol, che vuol dire 3 gol a partita davanti a te, e tu hai l'unico che è un 78, Bertelet, che è il capitano. Però gli mancava il centrale, appunto, e il portiere. Per carità, d'accordo con lui, Degano, ottima partita. Assolutamente, ma sì. Ma hai davanti una corazzata che veramente quando attacca fa paura. Facciamo parlare proprio i giocatori. Partiamo con Nicola Bulla, giocatore del Via Dalla Me. Nicola, come dicono tutti, quindi è una corsa 2. Vuoi il Caravaggio? Perché oggi, ripetiamo, il Mariano è a meno 10. Ma nel calcio si fa presto a essere fenomeni e poi il giorno dopo sei scarso, quindi bisogna avere equilibrio, bisogna cercare di fare più punti possibile, e poi a maggio tireremo le somme. Ma c'è chi dice che rischiate di chiuderlo a Pasqua il campionato. Ma facendo tutti gli scongiuri, guarda, io ci firmerei subito ora, però ripeto, il campionato è ancora lungo e il campionato finisce a maggio e poi vedremo. Là davanti ci sono due tizi che oggi uno ha raggiunto l'altro a 11 gol. Infatti è una bella lotta, a parte gli scherzi, che dire, stanno facendo cose straordinarie, però dietro a questi gol di questi due straordinari attaccanti c'è sicuramente il lavoro di una squadra che è messa bene in campo e si allena veramente bene durante la settimana. È in dubbio, io su questo punto chiamo in causa Simone, che se i due attaccanti funzionano così bene, perché funziona bene anche tutto quello che c'è dietro, anzi difesa centrocampo aiuteranno Pellegris e Consolazzo a fare tutti questi gol. Sicuramente, perché la squadra è importante avere dietro compagni che ti mettono nella circostanza di poter segnare. Però sono bravi anche loro a farsi sempre trovare pronti, perché non è un caso che se uno continua a segnare tutti gli anni vuol dire che è un grande attaccante, in qualunque categoria continua a fare gol. A proposito di gol, un tifoso del San Colombano ci chiede di far vedere il gol che dicono sia stato molto bello del San Colombano sul campo dell'Orsa. Ce l'abbiamo il gol del San Colombano? Calma, ci arriviamo. Andiamo a vedere anche quello che è successo sul campo di Iseo, fra Iseo e San Colombano. Appunto, noi chiudiamo il giro delle interviste con Michael Sulis, attaccante del Mariano, che ha messo a segno il gol del 2-1. Michael, si diceva prima, quanto è bello averla rigiocata con i quattro che mancavano a voi oggi? Però quelli che li hanno sostituiti sicuramente hanno fatto una buona partita. Peccato, perché potevamo pareggiare, secondo me lo meritavamo. Abbiamo giocato con la squadra che a mio parere vincerà il campionato, è sicuramente quella che ha qualcosa in più rispetto alle altre. Abbiamo fatto bene, siamo contenti comunque della prestazione che abbiamo fatto. Sicuramente al primo tempo potevamo fare qualcosa di più, siamo partiti un po' timorosi, siamo usciti bene nella ripresa e un po' amareggiati per questo, però sappiamo che andavamo ad affrontare una grande squadra, ecco. E Michael, e che gran gol tuo, poi bisogna anche dirlo. Ma per fortuna, come ho detto ai miei compagni, per fortuna è rimbalzato bene. Perché su questo campo qua è veramente dura giocare, la palla rimbalza come vuole. Poi sì, tirato, è andata lì, ma non volevo, sinceramente. Però va bene, è andata bene, dai.
E naturalmente ci uniamo alle condoglianze per la famiglia del maestro Giotto del Mariano, avete visto le immagini, per vedere la partita intera, quello che è successo nei 90 minuti e per sentire quello che hanno raccontato Stefano Bobo, ma anche con un ospite speciale, giusto? Luca Marani Sprint Sport e Mister Pozzi del Caravaggio. Quindi, a quattro addirittura, quindi chissà che casino avranno fatto. 22:30, Video Star Sport, le cene del 630 del digitale terrestre. Noi continuiamo a parlare di questo girone, il girone B di eccellenza, perché c'è la terza notizia, due le abbiamo sfatate, Lorenzi non va al Pontisola, Enunziata per ora non va sulla panchina dell'Alzanocene, c'è una terza notizia, quella di Cefi sulla panchina del Ciserano, ma la pubblicità incombe, ne parliamo subito dopo. Un gol, forza soltanto un gol. Eccoci qui, abbiamo chiuso parlando di Ciserano, riapriamo parlando di Ciserano. Due punti nelle ultime sei gare, sono sicuramente un lunedì di marcia troppo brutto per una squadra che era apparita per lottare per le prime posizioni. Si parla di Cefi sulla panchina del Ciserano, adesso vediamo se dall'altra parte, nello studio qua accanto, la riportano giusta la notizia o meno. No, questa qua l'hai indovinata, Federica. Grazie, grazie. No, beh, allora la voce sembra che comunque per la partita di Coppa di mercoledì in panchina comunque ci sarà Ciribelli e sarà un po' la partita decisiva. Nel caso va male questa partita, uno dei primi candidati, il candidato massimo, chiamiamo così, dovrebbe essere Gianni Cefis, appunto per sostituire Ciribelli. Diciamo che non sarà semplice andare a Caravaggio a far punti per il Ciserano, non solo perché il Caravaggio ha vinto 7 delle gare di campionato sul proprio campo, ma anche perché il Ciserano parte sconfitto. Sì, no, esatto, questo riguardo la partita. Tra l'altro invece riguardo al mercato, chiaramente il Ciserano sta cercando un attaccante, si sono fatti alcuni nomi. Uno è Bosis della Colognese, che però pare cercato anche da altre squadre di Serie D, ma innanzitutto bisogna vedere se rimarrà a Cologno oppure no. E poi si è fatto addirittura anche il nome di Tarallo del Feral Pisalò, che però anche qua è cercato da squadre di Serie D, sì, soprattutto diciamo che sono il Castiglione. Tutte ricerche di attaccanti, per cui ci sarà veramente di che uccidersi per portare. Potrebbe andare a Castiglione punta. Comunque Tarallo. Allora, chiudiamo il discorso anche su questo girone ricordando la vittoria della Stezzanese sul proprio campo con lo Scanzo Rosciate. Gotti ha preso, a proposito di portieri, Gotti ha preso gol in sole due occasioni su 13 partite fin qui giocate dalla Stezzanese, e al 90esimo 9 undicesimi della squadra in campo della Stezzanese erano arrivavano dal loro settore giovanile, per cui questa è sicuramente un'ottima, un ottimo risultato. Una domanda al mister. Di che anno è il portiere? Potrebbe interessare. Gotti. Mi potrebbe interessare. Mi chiedeva al mister una domanda, che si attacca al discorso tuo degli attaccanti. Il tuo collega Stolfi, che ha due uomini che hanno fatto 22 gol in due, più di tante altre squadre tutte insieme. Cioè, tu mister, che tranquillità hai andare in campo con una squadra che viaggia 3 gol a partita? Beato lui. Ecco, in allenamento che fai? Cioè, guardi la fase difensiva, sei rilassatissimo? Beh, è chiaro che quando non hai giocatori che in questo momento non stanno facendo gol, devi puntare alla difesa, devi pensare a prima non prenderle, poi chiaramente se arriva il gol, che in qualche modo un'occasione, mezza occasione ti può capitare. Gotti è un 83 comunque per allora informazioni, no. Non fa la regola, non mi sa che non la fa per un bel po'. Tra l'altro, a proposito di annate e di messaggi criptati, un 92 da Brescia scrive un saluto dalla macchiolina nera. E chi ha orecchi per intendere intenda. Speriamo sia una signorina. Non lo so, va bene. Comunque nostro. Chiudiamo anche il discorso sul girone B e andiamo a vedere cosa è successo invece nel girone A di eccellenza, dove la Pro Sesto è andata a vincere sul campo della Vergiatese, ma qui hanno vinto 8 delle prime 9, per cui in classifica non è praticamente cambiato nulla. La Solbiatese ha perso ed è stata una vera scoppola 3-0 sul campo dell'Atletico CVS. La Bustese ha perso in casa con Roncalli 1-0. Il Corbetta ha vinto col Magenta 1-0. L'Inveruno è andato a vincere a Gavirate. Ricordiamo, cambio in panchina in settimana di Inveruno via Oliva e promosso dalla Juniores Zanoni. E l'Inveruno è andato a vincere 2-1 sul campo del Gavirate. Sestese Marnate 1-0. Sommese Cairate 1-0. Ha vinto il Garlasco sul campo della Suardese 4-0.
4-0, ha vinto la Pro Sesto, doppietta, altra doppietta, sicuramente la seconda, di Cortinovis, che ha messo KO la Vergiatese, e ha vinto il Vigevano con l'Ardor Lazzate. Qui il cambio in panchina in settimana con l'arrivo di Castellino al posto di Allievi non ha dato gli stessi frutti che ha dato di Inveruno. Classifica, Pro Sesto in testa con 32, Sestese a 29, Sommese a 25, Inveruno a 23, Marnate a 21, e qui si chiude la zona playoff. Poi Atletico CVS a 20, Magenta Roncalia a 19, Vigevano e Virtus Suardese a 18, Vergiatese a 17, Solbiatese a 15, Garlasco e Corbetta a 14, Gavirate 10, Cairate e Ardor Lazzate 9, chiude la Bustese con 8 punti. Ma qui rapidamente, innanzitutto un dato curioso, rubo il ruolo a Stefano, non ci sono pareggi, quindi una giornata che sicuramente ha cambiato tantissimo. Zero pareggi, sì. Ecco, a livello di panchine direi che Zanoni, chiamato a sorpresa sulla panchina dell'Inveruno, dalle giovanili, è partito bene, quindi complimenti a lui. Allora, dopo Corbetta e Vigevano sono cambiate in Veruno e Ardor Lazzate, a rischio ci sono delle altre panchine. La panchina della Pro Vigevano Suardese, non tanto per la classifica quanto perché la scoppola ieri in casa nel derby attesissimo col Garlasco 0-4 è stata pesante. Quindi la Venia mista a rischio. Ecco, poi la Sommese, Spilli ieri un po', gioco di parole, punzecchiato la sua panchina, ha vinto 1-0, rischia l'allenatore del Cairate Curatolo, il rapporto col presidente è ottimo ma i risultati mancano. E poi c'è questo grosso mistero della Vergiatese, una squadra anche quest'anno costruita con notevoli investimenti, fa fatica in classifica, però la dirigenza dice che il mister Boldini non è a rischio. Io non dormirei sonni così tranquilli. Ti appoggio un dato curiosissimo di giornata, che è rarissimo che succede, delle prime 9 squadre hanno vinto in 8. L'ho detto io all'inizio. No, ma no, aspetta, l'ho capita. Tac. Ma dietro il problema è che non hanno fatto un discorso di sgranamento, perché sono talmente tutte in coda da 19 punti le Roncalli, che quindi, anche se è stranissimo, se tu noti la classifica è tutto un trenino. Stanno ridendo da qualche parte, non ho capito se io in sento regia dietro la regia parte. Che ridono, stanno ridendo. Che gentaglia che ride dietro. Comunque, questo per quel che riguarda il girone A di eccellenza, non a voi, dove ma quelli dietro di voi che non vedete. E noi passiamo al girone C. Girone C dove i tifosi del Sant'Angelo hanno salutato il Ciliverghe al coro la capolista se ne va, nel senso che non che rientrava a casa, cioè all'Odia Sant'Angelo, ma che se ne va perché ha preso il largo. Il Sant'Angelo infatti è andato a vincere sul campo del Ciliverghe 2-0, Cantoni e Bigatti, gli autori del due reti del Sant'Angelo. La ruota travagliata è stata fermata ancora in casa da Nuova Verolese 2-2, ha vinto la presenza sul campo del Castellucchio, anche qui mi sa che il mister del Castellucchio è destinato ad essere sostituito, ha vinto il San Colombano sul campo dell'Orsa Corte Franca. L'Orsa Corte Franca veniva da 6 risultati utili consecutivi, 3 pareggi e 3 vittorie. Ha vinto il Codogno, e questo è sicuramente il risultato più sorprendente, 1-0 il Fanalino di Coda sul campo dell'Oltrepò, che è lì che lotta in zona playoff. 3-3 è finito per Palazzo del Villanterio, ha vinto Rigamonti Nuvolera 2-0, ha vinto il Sarnico col Chiari 3-0 e ha vinto anche il Crema, ma questa non è più una novità, sul campo è il Valle Camonica, campo sicuramente ostico, 2-1. E quindi la capolista se ne va con i suoi 31 punti in testa, seguono Appaiate, Aurora Travagliato e Prodesenzano a 22, Oltre poi Chiari e Sarnico di Rigamonti Nuvolera a 20, Palazzola 19, Orsa Corte Franca e Crema 18. È molto equilibrato, tranne la capolista, questo girone. San Colombano e Valle Camonica a 16, Nuova Verolese a 15, Dellese a 14, Villanterio a 13, Ciliverghe a 12, Castellucchio 10 e chiude il Codogno con 9 punti. Sì, poche distanze, sono d'accordo con te. Sottolineiamo ieri il risultato del Villanterio, 2 gol di Romano, da quando è tornato su centravanti la squadra pavese ha fatto bene. Do un aggiornamento che mi è stato dato in tempo reale su quanto detto prima sul Codogno. Pare che ci sia un forte interessamento in promozione della Louisiana per l'attaccante Viviani, quindi potrebbe essere lui a lasciare la squadra biancazzurra. Io saluto in testa la classifica marcatori con grande soddisfazione, non perché non me ne vogliono i vecchi, ma c'è un classe 93, il Ventoglio del Sarnico che è salito a quota 9, poi andremo a vedere anche le due reti che lui ha siglato ieri con il Sarnico, ma partiamo dagli highlights di Orsa Corte Franca, Sana Colombano. Non mi ricordo chi li deve commentare. Di là. Dall'altra parte, no, allora aspettate un secondo, no, perché ci deve essere qualcosa su cui non ci siamo capiti e adesso io devo andare a recuperare perché gli highlights. Io ho il bomber da commentare. Beh, non li faccio, posso commentarli io, se vuoi possiamo farli partire, tanto possiamo parlare su questa partita. Una partita che vedeva il San Colombano alla ricerca di un successo esterno, vediamo San Colombano con la tradizionale maglia rosso-blu, la squadra di casa con la maglia gialla e con i pantaloncini bianchi, un
un Orsa Cortefranca che si schierava con il modulo 4-3-3 voluto dal mister Nember alla sinistra del nostro teleschermo, e con la maglia destra il San Colombano che partiva con una formazione cambiata in settimana. Primo tentativo è Foresti che esce e anticipa Perna. Vediamo che c'è un giocatore che rimane a terra, il compagno Poma, che poi dopo deve lasciare il campo e speriamo che il giocatore stia bene. Si vede l'Orsa Cortefranca, c'è un'azione di Antonioli al centro dell'area per il bomber Garrone, spizza la palla ma nulla che possa impensierire un portiere esperto come Ghizzinardi. C'è poi l'Orsa Cortefranca con una lunga azione dalla propria tre quarti ed è ancora, vediamo, Garrone che tira, Ghizzinardi blocca bene a terra. San Colombano che aveva detto in settimana di voler a tutti i costi la vittoria, un lungo rinvio della difesa, Giacomo Bianchi con Calafiore, vediamo il giovane attaccante rientra sul destro, il tiro troppo schiacciato non impegna il portiere. Ancora Garrone, l'attaccante controlla, è tutto solo, stoppa di petto ma il tiro è troppo debole e Ghizzinardi seppur in due tempi controlla. L'Orsa attacca nel finale di tempo, Nichesola calcia una punizione ma in mischia non ci sono problemi per Ghizzinardi. C'è poi una ripartenza Perna per Albertini, tutto solo il giocatore classe 91, ma è bravo Foresti a parare. Nel secondo tempo è Bertagna, dopo un'azione sulla destra appoggiare al centro dell'area, vediamo Bertagna appoggia al centro dell'area, Nichesola in girata, ma poi dopo un gran mischione Marchi che salva con l'aiuto anche di Dalcerri. Poi al sedicesimo è ancora la squadra locale a tentare il pallonetto con Nichesola, palla che termina alta. Azione del San Colombano, Albertini, vediamo che entra in area sulla destra, una vera spina del fianco, tocca per Perna, la palla arriva a Losi, il tiro è parato molto bene dal portiere Foresti. 33esimo minuto, il gol partita, Albertini parte a centrocampo, salta tre avversari, arriva davanti al portiere, destro-sinistro, gran gol come quelli che faccio io quando gioco, quindi capisco Albertini che è soddisfatto, e c'è il gol bellissimo, veramente una bella prodezza tecnica del giocatore classe 91 che segna il gol, poi difeso fino alla fine del San Colombano che ottiene questa vittoria esterna preziosissima, un gol definito da mister Tassi una prodezza balistica, e direi che ha ragione, un gran bel gol di Albertini. Andiamo a ringraziare i tifosi del San Colombano, ringraziano Roberto Mor che invece ha fatto la ripresa di questa partita e che ne farà molte altre, il suo malgrado partita che ha visto il San Colombano vincere in trasferta. Abbiamo anche le immagini di un'altra gara, ve l'abbiamo detto, quella fra Sarnico e Chiari, ma visto che il tempo sta per finire io ne approfitterei per lanciare adesso la pubblicità e approfittare per un paio di minuti dopo per parlare appunto di questa partita. Un gol, forza soltanto un gol. Un gol, forza soltanto un gol. Io ne approfitto adesso che siamo rientrati in studio per ricordarvi una cosa. Con gli amici di Sprint Sport è partita l'iniziativa del Pallone d'Oro, con il coupon che trovate da oggi e tutti i lunedì su Sprint Sport potete votare il vostro campione. Ve lo ricordo sia perché l'iniziativa è particolarmente piacevole sia perché su Videostar è partita una nuova trasmissione, si chiama La Leva Calcistica, in onda il venerdì sera alle 21 condotta da Federico Fumagalli, dove si parla di settori giovanili, si parla in primis di primavera, allievi e juniors nazionale, ma poi anche di tutto quello che ci ruota attorno, e non subito perché i coupon devono arrivare così come le votazioni, ma prossimamente, fra qualche settimana, cominceremo a darvi conto di chi c'è in testa alla classifica, così potete seguire i vostri beniamini dai Pulcini fino alla Juniores, appunto, chi c'è in testa alle classifiche del Pallone d'Oro. Adesso invece andiamo a vedere chi c'è in testa alla classifica marcatori, vale a dire Bentoglio, il centravanti del Sarnico, che ieri ha siglato due gol, due dei tre gol che il Sarnico ha rifilato al Chiari. Io chiedo a Stefano di commentare per noi gli highlights di Sarnico Chiari. Tocca a me, prima mi ero un attimo distratto, tac, preparare la partitella Sarnico Chiari, finita 3-0, Sarnico in maglia rossa, Chiari in maglia bianca. Secondo minuto, pronti via, Chiari in attacco, Tagliani, calcio d'angolo, testa di Pedroni, alta. Il Chiari comincia bene, all'ottavo Nunes contropiede, guardatelo, dice no, vado, va diritto, tira, però va fuori. Sedicesimo, si fan vedere i bergamaschi, Polonini, calcio d'angolo, salta di testa, e qui in questo caso invece bravo Girelli del Chiari in risposta. Al ventesimo inizia un po' a cambiare un po' il match. Belussi da fuori, dopo un'azione, guardate, coordinata, la palla arriva a Belussi, numero 8, destro bellissimo, e Girelli c'è.
al 35esimo dicono i bresciani, beh, ma ci siamo anche noi, siamo qua mica per tirare le bambole. Azione del Chiari, Pattuzzo, cross in mezzo, qui cade Vigani in aria, guardate, tac, i bresciani chiedono, ma neanche tanto con forza, calcio di rigore, Nunes poi tira alto. Il primo tempo è tutto qua. Nel secondo, osservate, al secondo minuto, tutto solo Zanotti. Lo invidio per i capelli. Guardate, la palla non esce, ancora lui, tac, fa fuori un uomo. Ed ancora lui, ne fa fuori un altro. E ancora lui. Però troppo, troppo egoista. Al nono minuto, Belussi, bravo, ruba palla, tac, a Mutti e calcia. Sfera che finisce alta. Al quarto d'ora adesso c'è qualcosa di strano, il protagonista è Donzelli, guardate, Del Chiari a centrocampo, e il guardaline alza la bandierina, probabilmente lui dice non sono in fuorigioco, ma io sono convinto che l'arbitro abbia segnalato un fallo di mano. 23esimo, è ancora grande Zanotti, guardate che capelli meravigliosi. Arriva ancora lui la palla, tira, ma ed è eccezionale sulla linea Sangaletti a ribattere. È nell'aria il gol. 30esimo, sempre lui, cappellone. 1-0 il suo gol, il suo è l'assist. E Bentoglio c'è. Guardate dove c'è Bentoglio. Da terra riesce in qualche modo a metterla dentro. Questa è la sua 8ª rete stagionale, non finisce qui. Perché dopo 8 minuti praticamente il Sarmico chiude la partita. 38esimo, c'è un fallo su Sora lanciato a rete, guardate, a parere mio un fallo stupido, ormai l'attaccante era già fuori dalla linea di porta, per l'arbitro è rigore, e ci sta tutto il fallo, sulla dischetto va Martinelli, da manuale, 2-0, in 8 minuti 2 gol, 38esimo, virtualmente la partita chiusa. Qui adesso stiamo osservando, e di nuovo il Sarnico con questa azione al 40esimo, a dimostrazione comunque di una superiorità nel secondo tempo che è stata eccezionale. E arriviamo al 47esimo, che è il terzo gol. Parte con questa punizione dalla sinistra di Esposito. Guardate, ormai chiaramente 47esimo, quasi tutti stavano andando via, però no, aspettate, non è finita. Tac, dalla sinistra, Esposito. Andiamo, tac. Sala conclude, ma c'è sempre lì, Bentoglio, nona rete, doppietta, capocannoniere. Per il Sarnico è la 4ª vittoria casalinga, e per il Chiari invece un dato curiosissimo, su 20 punti ne ha fatte 17 in casa. Terribile. Adesso ce lo racconteranno anche nelle interviste diretti interessati. Tu dicevi appunto del Sarnico, potevamo vederci l'ultimo quarto d'ora, perché sì, comunque i gol li hanno concentrati tutti lì. Faccio una domanda a Marco, poi capirete perché. Come stai a espulsioni? Sei uno che sta tranquillo in panchina? Sei uno che ha preso un po' di rossi? Ho preso 4 giornate col primo anno con la Colognese. E basta. Pensi che sia peggio? Ho avuto... Pensi che siano peggiorati i rapporti con gli arbitri ultimamente? Ma ci sarebbe da litigare tutte le domeniche. Probabilmente c'è chi ci litiga tutte le domeniche, te lo dico perché non abbiamo potuto intervistare i mister, o meglio, i colleghi di Centocampi, che io ringrazio per le immagini e per le interviste, non hanno potuto intervistare i due mister perché erano entrambi squalificati. Quindi al microfono si sono presentati i rispettivi vice allenatori. Partiamo con Agostino Riboni, il vice allenatore del Sarnico. Una sconfitta pesante nel punteggio, meno nella prestazione della squadra, direi. Sì, diciamo che nel primo tempo abbiamo retto bene, poi fino al loro primo gol eravamo anche messi bene in campo, poi è chiaro che abbiamo subito quello un po' fortunoso, dove una mezza mischia, una puntata, è stato preso di sorpresa il nostro Girelli, e da lì non abbiamo avuto quella reazione che di solito nelle altre partite l'abbiamo messa. Serie positiva che si interrompe quindi qui a Sarnico, però insomma il Chiari sta facendo comunque un campionato al di sopra delle aspettative, un passo falso che ci può anche stare. Sì, gli obiettivi nostri iniziali erano e sono ancora di centrare la salvezza il più presto possibile. Noi stiamo facendo un campionato straordinario, era anche nell'aria che prima o poi qualche caduta ci poteva stare. È successo oggi a Sarnico, dove una squadra motivata che aveva perso in casa domenica scorsa contro l'Iseo,
e anche vinto meritatamente, sinceramente. Comunque noi siamo contenti del campionato che stiamo facendo. Un campionato straordinario, soprattutto a Chiari, tra le mura amiche, in trasferta c'è qualche difficoltà. Come si spiegano queste statistiche che vi vedono così in difficoltà lontano da Chiari? Beh, al contrario dell'anno scorso, dove facevamo il risultato piano fuori casa e non riuscivamo a fare il risultato piano in casa. Sono circostanze che capita. Noi, il nostro tipo di gioco è sempre il solito, sia in casa che fuori casa. Può darsi che nel nostro campo riusciamo magari a esprimerci di più rispetto a fuori casa, però con questo non significa che il campionato che stiamo facendo è straordinario. Una squadra da stadio che in casa si fa valere, assolutamente lo stesso discorso vale anche per il Chiari. Sentiamo il commento a fine gara di Domenico Randazzo, vice allenatore del Chiari. Una vittoria molto importante, vi siete riscattati immediatamente dopo la sconfitta subita 7 giorni fa. Io direi che è fondamentale questa vittoria, ottenuto in modo giocando molto bene in palla contro un'ottima squadra, secondo me. Ci siamo messo in difficoltà i primi 10 minuti, poi abbiamo preso le misure e abbiamo iniziato a giocare noi. Molto 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 importante, secondo me. Battere il Chiari in questo momento della stagione non era facile, ci siete riusciti con un secondo tempo decisamente migliore del primo, dove c'è stato equilibrio. Nella ripresa, diciamo che le vostre individualità sono salite in cattedra. Zanotti su tutto. Ma più che individualità, secondo me è un gioco di squadra. Poi Zanotti ha fatto un attimino la differenza, perché la qualità di questo ragazzo lo conosciamo tutti. È stato molto importante, perché in questo momento il Chiari è la squadra più in forma, come fisicamente e anche tatticamente messi bene in campo. Classifica molto corta, campionato che, se escludiamo il Sant'Angelo, è molto equilibrato. Quale può essere la dimensione reale di questo Sarnico? Ma la squadra è molto giovane, secondo me abbiamo bisogno di tempo per imparare questo nuovo tipo di gioco che facciamo, però possiamo arrivare in alto, non dico dove, non so dove, però possiamo arrivare in alto, al di là del Sant'Angelo che secondo me vincerà il campionato. I playoff sono un traguardo fattibile? Secondo me sì, diamo il tempo poi vediamo, comunque secondo me sì. Naturalmente non poteva andare tutto liscio, non dovevamo sbagliare qualcosa, me ne sono accorta solo io perché qui tutti dormono, ma questo non era il vice allenatore del Chiari, bensì il vice allenatore del Sarnico, e quello precedente era il vice allenatore del Chiari. Allora Giulio, ti faccio risvegliare dal letargo, dimmi cosa volevi dire. No, beh, due domande, una a testa a Marco Sgroia e a Simone Vitali. A Simone ve lo chiedere, visto che domenica ci sarà il derby contro la Colognese. Innanzitutto, come sta Salandra, se riesce a recuperare, e poi come vede questa partita contro la sua ex squadra? Mentre a Marco Sgroia volevo chiedere, visto che è allenatore da 3 stagioni e prima è stato calciatore in categorie anche importanti, come si vivono alcune partite per alcuni mister dove si dice è l'ultima spiaggia, partita decisiva, anche pensando magari che la squadra può anche remar contro. Come vive l'allenatore queste partite molto difficili? Allora, Salandra ha avuto un lieve risentimento all'adduttore. Doveva star fuori 2 settimane, per cui penso che questa settimana tornerà. E per il resto domenica sarà bello tornare a Cologno, perché lì ho passato 2 bei anni. Però dobbiamo andare là e fare 3 punti, anche perché in classifica siamo 15 pari e sarebbe importante staccarli di 3 punti. Marco. Sarò chiaro. Se la squadra rema contro, significa che hai sbagliato qualcosa all'inizio. Basta, ho detto tutto. Conciso, preciso. Beh, è una frase bellissima comunque la tua. Remare contro significa che hai dei giocatori nel gruppo che non ti danno ascolto, e se non ti danno ascolto la colpa è solo dell'allenatore. Io ho una cosa di mercato per una domanda a Giulio. Sì. Tutto il Castelluccio che sta cercando l'allenatore, ieri c'è stata un po' una soluzione ponte, in settimana potrebbe arrivare qualche rinforzo. Poi volevo chiedere a Giulio un po' che squadre sul mercato sono più attive. Chi ha i capelli ha questi problemi, avete visto tutti quanti in diretta, lo aiuto. C'è chi può avere il ciuffo, bene. Ribelle. No, chiedo a Giulio chi sono le squadre più attive sulla Bergamasca che devono fare qualche cosa oltre al Cesarano, di cui abbiamo già parlato, chi si sta muovendo. Solo riguardo il Castelluccio, mi ha detto che ha dato le dimissioni il mister Rubini. Massimo Rubini, il primo candidato è Ivan Tolotti, ex giocatore anche di Palazzolo e Castelcovati, quindi dovrebbe essere lui. Riguardo invece al mercato delle bergamasche, guarda, più che acquisti, secondo me,
ci saranno più tagli, molti tagli, ci saranno qualche squadra che non ha l'attaccante che può risolvere le cose, andrà a cercarlo, sicuramente in eccellenza il Cisarano come prima squadra, in Serie D penso soprattutto il Seriate, che già si sta muovendo, comunque sicuramente possibilità di grossi movimenti non ce ne sono, né in eccellenza né in Serie D. Beh, queste sono delinei un quadro abbastanza di crisi, io penso che qualche cosa ci sarà. Ti chiedo poi anche se hai notizie rapidamente anche sul Bresciano, perché magari Bobo lo sa, la Protesenzano so che vuol fare qualcosina, potrebbe essere una delle squadre che si muove, e magari anche il Ciliverghe, che è una delle delusioni di questa stagione. Secondo me il Desenzano potrebbe sostituire eventualmente Locatelli, che ha deciso un po' di lasciare il Prodesenzano perché il mister Cartesan non gli sta dando molto spazio. Forse può cercare una punta, diciamo, giovane. Per quanto riguarda il Ciliverghe è sempre il grosso problema, è una squadra incompiuta, era stata tra una delle favorite quest'anno, però secondo me, a parte Quaresmini, Quarenghi e forse un paio di innesti che hanno fatto quest'estate, la squadra secondo me deve essere un po', tra virgolette, rifondata. Volevo fare una domanda a Marco Sgro. Cristofoli può essere il tuo nuovo centravanti? Secca. Così come tu hai risposto secco prima, adesso non ti fa le domande. No, è una bella domanda. È un buon giocatore. È chiaro che sarebbe un bel giocatore, sia per me che per il Seregno. Però bisogna vedere se è disposto lui, se viene, se è disposto il presidente a prenderlo. È chiaro che tutti gli allenatori vorrebbero averlo un giocatore così. La Caronese lo lascia a casa comunque. Sì. Beh, non sarà contento l'autore del messaggio che ci arriva, perché Federico ci chiede: per fermare i Crotti cosa ci vorrebbe a Caronno? Beh, cosa ci vorrebbe a Caronno? Non lo so, probabilmente che si tenessero comunque un giocatore come Cristofoli. Bombardini si è visto, sì, è vero. Sì, sta già allenando. E poi secondo me quello che manca alla Caronnese è la continuità dei risultati. Beh, qui comunque abbiamo due squadre che ancora non l'hanno affrontata, la capolista, vale a dire il Seregno e il Pontisola, che cercheranno in tutti i modi di dare del filo da torcere a Crotti e Company. Beh, non perché è Crotti, perché è la prima classifica, perché abbiamo bisogno di punti, ci mancherebbe. Assolutamente sì. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio e poi passiamo ai saluti, perché il tempo a nostra disposizione sta per finire. Per risollevare questa Alzano in crisi di identità ci vorrebbe un allenatore esperto, per voi chi potrebbe essere? Abbiamo già dato conto di quello che sta succedendo ad Alzano. Dopo tutti questi esoneri la colpa è solo dei mister, secondo me bisognerebbe mandare via direttori sportivi e giocatori. Tutto. E basta. Assolutamente sì. Chissà dove andremo noi invece domenica. La schedina di Ghidotti, è vero, lui ha cercato in tutti i modi di farcela dimenticare, ma venerdì addirittura lampeggiante, l'hanno messo proprio cattivi in regia. Questa è la schedina che ha preso è il rosso o il verde? No, quello che ha preso è il verde. Quello che ha preso è il verde, vuole dire punti. Io gli avevo detto di usare un po' di più, ma lui non mi ha ascoltato. Quando ho fatto 4, poi me l'hai fatta vedere, quando ho fatto 4. Non l'ho fatto vedere, naturalmente, scusa, le cose facili facciamo. Allora, Forgo dei Caratteri del Santiago, vabbè, qui lo vedete. Pontisola, però la tua, Simone, l'ha imbroccata. Pontisola Caronnese, se non segnavo la fine. X, se non segnavi, infatti, gli devi una birra, sennò facevi 0. Allora, io ringrazio Marco Sgro e Simone Vitale per essere stati con noi. In bocca al lupo per il resto del campionato. Saluto Bob e Giulio in collegamento. Stefano e Daniele, vi ricordo che adesso su Video Star Sport, canale 630, potete godervi Mariano Villa Dalmè. Arrivederci lunedì prossimo. Un grido salirà perdendosi.